Episodio 5, parte 2. Denaro sporco di sangue. I nostri sospetti erano fondati. Javlinsky è marcio fin nelle ossa. Ha usato i suoi contatti in Europa e negli stati dell'ex Unione Sovietica per riciclare le merci rubate dalla sezione rossa, convertendole in euro e nascondendo poi le somme tra i proventi del casinò. Singularity ha usato Javlinsky come suo banchiere personale, finanziando le operazioni della sezione rossa con il denaro ricavato da operazioni i quali la vendita dell'Unione Impoverito ha avuto dalla Bosnia. Quanti innocenti sono morti perché Singularity potesse finanziare le proprie ambizioni? Il suo obiettivo finale è impadronirsi del progetto Dark Mirror. Dobbiamo scoprire perché. Liam, sono nel casinò centrale. Hai fatto un po' di trambusto, ti staranno aspettando. Posso farcela. Ricorda, Gabe, le microspie sono nella sala controllo che dà sul lotto Carol. Beh, qui per risparmiare munizioni basta aspettare che loro si fermino. Boom, e sparare un bel colpo in testa. Easy. Genio del nascondiglio, mi hanno detto. Ma non credo che ci sia una stanza. Eh sì, c'è una sorta di stanza nascosta. Ecco, vedi? Prova nascosta. Cos'è questo? Javlinsky è morto. Ottimo lavoro. La sala controllo è fuori dal lotto Carol. Le microspie dovrebbero essere lì. Bene. Minchia. Piccolo Javlinsky. Che aveva anche un bel fucile, tra l'altro. Merda. Attenzione che qua ci sono delle mine. Sento il bip 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 stavolta. Ah, guarda, ho fatto praticamente tutto il giro. Ah, qui mi serve la password. E ovviamente ancora non so il codice, quindi lo dovrò trovare. Ok. Godo. Qua si può aprire la porta? No. Ok, quindi dobbiamo salire per forza da qua. Qui ovviamente hanno giocato veramente tantissimo su questa cosa del nascondersi. Probabilmente credo che sia dovuto anche al fatto che giustamente la console portatile non desse molte opportunità di gameplay, se non appunto sono una sorta di nascondino con le pistole. Che secondo me da un lato ci può anche stare come scelta, solo che... la reputo un po' forzata, però capisco il perché è stata fatta. Anche per dare quel tocco di realismo che effettivamente... Oddio. Un po' di realismo effettivamente...
che ci può stare comunque, perché effettivamente negli altri siphon filter tu riesci quasi ad andare a mo' di kamikaze. Basta fare target lock, spari, tipo sei una super, un super agente incredibile, super forte, e quindi riesci a fare qualsiasi cosa. Qui invece c'è quel piccolo, diciamo, c'è quel piccolo elemento di realismo che viene dato dal fatto che comunque la mira devi gestirla tu, puoi comunque gestirlo tramite il muro, però non è la stessa cosa. Però diciamo che si capisce il perché è stato utilizzato questa modalità. Allora, qui in realtà cosa ci vuole? L'impronta digitale, sì? Io ovviamente ho le impronte, quindi... Allora, qui c'è il medipack che non mi serve. Microspia. Leon, sono nella sala controllo. Ottimo, hai trovato le microspie? Solo tre. Lo faccio subito. Quindi devo ritornare indietro. Perché l'ufficio di sicurezza è quello dove ho ucciso quell'altro tipo. Sento altri passi, però. Oh, prova nascosta. No, qua ci sono i soldi. Scusami, ma... Scusami, l'ufficio di sicurezza non è questo? Cioè, dovrei trasmettere da qua. Perché non ho interazione? Ah, guarda. Ho trovato una delle microspie dell'MI6. Ne manca ancora una. Ah, ecco, dovevo prendere prima tutte le... Leon, ho trovato le tre microspie dell'MI6. Ottimo lavoro. Trasmettimi i dati della camera di sicurezza. Ecco, vedi? C'era un qualcosa che effettivamente... mi mancava, ovvero le altre microspie. Però vedi, la sala di sicurezza è questa. Ho trovato le microspie. Ora ti mando i dati. Gabe, problemi. Davanti al casino si sono appena fermati tre furgoni neri. Altri gorilla? No, questi sono il fatto loro. Esci di lì, subito. Vieni all'entrata e tieni in moto la macchina. Minchia. Ma sono in Kevlar? Signor Tassiston, il signor Diablieski si sta occupando della crisi, ma se lei preferisce...
Eliminateli tutti. Quelle informazioni non devono lasciare il casino. Il fallimento di Yavlinsky è costato molto a tutti noi, ma soprattutto a lui. Come cazzo mi ha preso? Che questi sono forti. Questi sono belli forti. Alla faccia di tua sorella, la monaca. Così mi mitizzano. Questi sono senza giubbotto di proiettile però. Ah, esci. Ah, esci. Ce ne sono altri? Sì che ce ne sono altri. Scusa, è quello di prima, tutto corazzato, non c'è? Eccolo. Oh no. Segui il piano. Fallo parlare. Raccogli più informazioni che puoi. Ho paura, Gabe. Promettimi che se capita qualcosa lo troverai. Promettimelo. Non sapevo a chi altro rivolgermi. Ti ascolto. Questo è il motivo per cui ho lasciato l'agenzia. Si chiama Blake. Hai una figlia? Vuoi dire che... No, Gabe, non preoccuparti. Non è tua. Ha solo 10 anni. Ma perché non mi hai detto niente? Non l'ho detto a nessuno. Nessuno del giro, comunque. Non potevo rischiare. Non volevo che lei crescesse in mezzo a tutto questo. Ho pensato che gestire la sicurezza di un'industria chimica sarebbe stato sicuro. Sono stata una stupida. Dov'è ora tua figlia, Edison? L'hanno presa. Arriva Touchstone. Lo vedo. Gabe non è solo. Lo so, non preoccuparti, ti copro io. No, Touchstone è quello. Saremmo volate a casa insieme per le vacanze. Mi scriveva tutti i giorni. La lasciavi scrivere? Gabe, è solo una bambina. Hanno perquisito la tua stanza, i Kitos. Hanno preso tutto. L'hanno trovata grazie a quelle lettere. 2 giorni dopo che sei venuta ad aiutarmi, ho ricevuto questa. Cosa vogliono, Edison? La Chem Synth voleva che credessimo alla storia del DDT. Ma tu hai avuto dei dubbi. La storia non reggeva. Tutta quella sicurezza. Una fabbrica nascosta in Alaska.
Non so che cosa sia il progetto Dark Mirror, ma so che non è un pesticida. Così l'hai rubato? Le piante sintetizzate per il progetto Dark Mirror sono ibridi potenziati geneticamente. Questo disco contiene tutti i dati sui geni che hanno usato per crearle. Non posso darglielo, Gabe. Uccideranno Blake. Non lo faranno. Non se ci sono io. Hai portato il disco? Dov'è mia figlia? Bastardo! Fallo parlare. E Edison, non succederà niente. Te lo prometto.